Scusate, è partita la registrazione, ma nel frattempo mi si è disconnessa una persona, le rimando. Ok, bene, faccio io gli onori di casa al posto del professor Locatelli, come dicevo, che naturalmente vi ringrazia per la disponibilità e la presenza. Soprattutto perché appunto questa iniziativa è stata organizzata veramente in poco tempo e quindi insomma gli sforzi di tutti per essere presenti sono sicuramente meritori. Faccio una brevissima introduzione giusto perché sono in TV ad uso degli studenti. Questa iniziativa Focus Forte Braccio Teatro rappresenta, diciamo, la prima tappa, oddio, in realtà la terza tappa di un progetto dedicato appunto al teatro di questa importante compagnia attiva da ormai circa 25 anni nel panorama nazionale. Siamo riusciti a svolgere in presenza il laboratorio di drammaturgia della luce. A cura di Max Mugnai, che è appunto il disegnatore delle luci della compagnia, così come in presenza abbiamo svolto il laboratorio di drammaturgia del suono a cura del compositore Gianluca Misiti. E poi, insomma, sta succedendo quello che tutti sappiamo, per cui stava diventando veramente proibitivo continuare in presenza. Motivo per cui abbiamo deciso di migrare nostro malgrado online, insomma, con tutte le idiosincrasie che questi mezzi suscitano in ognuno di noi, almeno in me senz'altro, però è anche vero che utilizzati, diciamo, con un certo spirito critico possono anche offrire delle occasioni, ad esempio questa di avere per questa iniziativa collegati con noi dei professionisti, artisti e studiosi che hanno affiancato la compagnia appunto durante la sua attività e che con molta gentilezza hanno deciso di darci una mano e di nuovo li ringrazio. Io non so se presentare gli ospiti di oggi o se far fare gli onori di casa ad Andrea Porcheddu, che sicuramente è anche più preparato di me, insomma. Oppure io potrei presentare Andrea, che comunque già conoscete, e Andrea poi Vai. può presentare Savino, Vai. che si presenta sotto il nome di Francesco Pennacchia, perché, come dicevo prima, Francesco Pennacchia è un altro attore. Siamo in piena patafisica. Esatto, dopo vi diremo come mai, magari c'è questo cambio di nome, ma semplicemente perché si trovano nella stessa casa, connessi dallo stesso computer, a Prato e basta. Quindi lascio la parola ad Andrea Porcheddu, che come tutti saprete, è un importante critico teatrale, lo dico soprattutto ad uso delle matricole, che insegna anche in Sapienza, per cui potrà capitarvi anche di incontrarlo nel vostro percorso accademico. Grazie mille. Grazie a voi. Andrea, a te la parola. Grazie, grazie. Sì, vado. Allora, grazie Silvia. Grazie a tutti voi per essere qui. Veramente siamo in piena patafisica, no? La scienza delle soluzioni immaginarie. Siamo qui a fare gli incontri nell'assenza. Mi sembra che sia questo un ossimoro che potrebbe piacere a Roberto Latini, no? Che mette sempre assieme espressioni, definizioni assolutamente curiose, però ficcanti, però importanti, no? Ci raccontano molto di quello che stiamo vivendo. E qui allora, nella presenza dell'assenza, è bello provare a
a parlare, a riflettere di questo percorso artistico. Giustamente Silvia ricordava 25 anni di compagnia teatrale, no? Che è una storia incredibile per l'Italia, una storia incredibile per il teatro di ricerca. E come dire, quando Silvia mi ha chiamato, no, non ho potuto che accettare, perché in questi cosa che è successo anni, appunto tre giorni fa. Tre giorni fa, appunto, però se siamo riusciti a incastrarci bene, fortunatamente. E perché 25 anni fa, vista insomma l'età che mi trovo, ero già un critico, già mi occupavo di teatro, e in qualche modo ho visto la nascita della compagnia Forte Braccio Teatro, in qualche modo ho anche contribuito, non faccio il fanatico, ma insomma ho contribuito a lanciare, a far conoscere un giovanissimo Roberto Latini alle scene romane. E quindi quando si tratta adesso di parlare di Roberto Latini, come è avvenuto al Festival Kilowatt quest'estate, uno dei pochi festival che siamo riusciti a fare dal vivo, appunto in presenza, per me è l'occasione anche di fare il punto sulla pratica critica, di fare il punto sul mio percorso personale, di fare il punto su una questione che è sempre irrisolta, che è sempre nuova, che è sempre bella, ovvero quella del riconoscimento del nuovo. Come si conosce il nuovo? Come si scopre il nuovo? Quando è che andiamo a teatro e diciamo, caspita, qui sta succedendo qualcosa? Quando è che troviamo qualcosa che ci scuote, ci fa saltare sulle sedie, no? Da noi spettatori, ancorché spettatori di professione, come sono i critici? Cos'è che ci sorprende, ci spiazza, ci investe di una responsabilità? Perché nel momento in cui noi ci rendiamo conto che abbiamo a che fare con un artista, con una realtà che sta dicendo qualcosa di originale, diciamola così, con una parola grossolana, no? Qualcosa che ci porta in un altrove, ci fa fare un passo ulteriore nel confronto con la pratica teatrale. E allora ecco, siamo chiamati in causa. Siamo chiamati in causa con una responsabilità, perché il nostro ruolo, quello di critici, di armarci e partire per dire attenzione, sta succedendo qualcosa, qui c'è un momento nuovo. E a me è capitato, ho avuto questo privilegio con alcuni artisti che poi ho seguito nel corso di questi anni in modo sistematico. Penso ad Ascanio Celestini, penso a Emma Dante, di cui ho visto il primo studio di 5 minuti della prima regia, e di Ascanio Celestini il primo studio di 20 minuti, un festival nelle Marche, con Gaetano Ventriglia, poi hanno fatto percorsi separati. E poi c'era Roberto Latini, che veniva fuori da un humus romano a quell'epoca abbastanza vivace, assieme ad altri, penso Ilaria Drago, un artista, performer, poetessa, potentissima, e con altri artisti della scena romana. Ebbene, Roberto si impose subito in modo ancora acerbo, no? Evidentemente era un ragazzino, no? però un ragazzino con una potenza e una qualità straordinaria, un nitore, una coscienza, una consapevolezza delle tecniche, no? Da cui partire. E quindi ci siamo tutti impazziti, ci siamo tutti innamorati di questo matto che girava il motorino, che tifava Roma. Oggi ricordiamo un altro grande romanista, che è Gigi Proietti, e che faceva un teatro che noi ci ostinavamo a collocare, come sempre fanno i critici, in una gabbia, no? In una casella, cioè si ricorda Carmelo Bene, si ricorda Leo De Bernardini, ma di questo dirò tra poco. E che invece aveva già le stimmate della novità,
dell'originalità, come dicevo prima, del contributo a far fare un passo avanti alla storia del teatro, no? Non dobbiamo avere paura di questi termini, cioè per me Roberto Latini e Orson Welles, cioè non dobbiamo aver paura del fatto di considerare maestri quelli del nostro tempo. Noi, i maestri non sono solo i vecchi del passato, non sono solo i morti, sono anche maestri viventi, no? Che ci danno un contributo forte al nostro vivere il teatro. E quindi ogni volta che parlo con Roberto Latini, ormai è un amico, però se ne parla come appunto di un maestro, giustamente, mi interrogo sul senso della critica. Mi interrogo sul fatto che siamo stati capaci di accompagnare, no? questa novità. Badate bene, quando venne fuori Carmelo Bene se ne accorsero in tre critici, non più, se ne accorsero in pochi. Gli altri non capirono, lo stroncarono, presero le distanze. E invece, appunto, ho dato il mio piccolo contributo organizzando una serata al Teatro Furio Camillo, dove ho invitato, io all'epoca collaboravo con l'ETI, l'Ente Teatrale Italiano, che era una grande istituzione teatrale, e invitando tutta Roma, no? Registi, attori, artisti, organizzatori, promotori, io poi non sono andato. Però quella serata è servita a far conoscere effettivamente un grande talento. E con Roberto, e in particolare anche con questo spettacolo di cui diremo tra poco, questo Uvo, allora ci si interroga in modo molto bello su quella che è la tradizione del nuovo. Che anche questo sembra un ossimoro, no? Cioè, è possibile che la novità sia tradizionale? È possibile che ci sia un legame tra tutto quello che è passato in termini di innovazione fino ad oggi? Ebbene sì, c'è una tradizione del nuovo, c'è una scuola della novità, c'è un modo di fare teatro che noi potremmo definire d'avanguardia, di ricerca, che rompe continuamente gli schemi, rompe anche gli schemi già rotti per andare continuamente altrove, per andare continuamente avanti, continua a giocare con le macerie, come diceva Heiner Müller, continua a giocare con le macerie, da quelle macerie ricostruisce nuovamente frantuma. In un percorso appunto che questo Ubu rende molto chiaro, rende molto bello, affascinante, no? Perché? Allora, intanto per Jarry, Alfred Jarry, lo sapete, no? 1896, Ubu, la rivoluzione. È scoppiato tutto, ha rotto tutto quanto, ha rotto il giocattolo, no? Jarry, irriverente, demistificatore, innovatore, ironico, tutto quello che volete, però di fatto questo testo, anche più di Stanislavski, badate bene che negli stessi anni stava facendo Chekhov, anche più di Stanislavski questo testo ha aperto il Novecento. Allora possiamo dire, io lo ripeto sempre, una roba che mi piace, che il Novecento non è un secolo breve, come alcuni grandi studiosi ci hanno insegnato, cioè non è un secolo che inizia nel 1914 e finisce nell'89, tutt'altro. Forse il Novecento è un secolo lunghissimo, tra l'altro una delle stagioni recenti di Earth, di Emilia Romagna Teatro, si intitolava proprio Bye Bye Novecento, ma ci metteva un gran punto interrogativo alla fine. Siamo usciti dal Novecento? Sicuramente il Novecento si è aperto prima, in termini di ricerca teatrale. E si è aperto forse simbolicamente proprio nell'896. E probabilmente non si è ancora concluso. Cioè questo clima, ecco, forse si chiuderà nella tragedia di questa pandemia. Forse si chiuderà nella impossibilità di ripetere degli schemi, delle abitudini, dei vezzi teatrali
che ancora ci accompagnano, ma che ci rendiamo conto che non sono più possibili, no? Cioè, che ce ne frega oggi di vedere l'ennesima variazione di stile. Oggi abbiamo bisogno forse di altra verità, di altra consapevolezza, vista la tragedia appunto che stiamo attraversando. Per cui potremmo dire paradossalmente che forse appunto questo secolo, questo Novecento è ancora in corso con tutto il suo portato tragico e violento, no? Il secolo delle guerre, il secolo delle grandi guerre, il secolo delle grandi morti, no? Dei grandi morti. E beh, insomma, Sean Connery e Gigi Proietti messi assieme sono ancora un segno di queste grandi morti. Allora, posso inserirmi giusto per ricordare, certo, che 45 anni fa, ieri, ricorreva anche, insomma, l'anniversario della morte di Pasolini. Ci tengo, certo. Quindi caspita, ora mi ritaccio, ci lascio andare avanti. Ci teniamo e fai benissimo a ricordarlo, perché naturalmente è stato un altro grande paladino del Novecento e che ancora oggi ci parla, no? Che ancora oggi ci spiega, che ancora oggi ci pone domande, no? La capacità straordinaria di Pasolini di cavillare su tutto, di essere sempre scontento di tutto, di rompere costantemente le scatole a tutti quanti, dire no, non è così, perché allora, eccetera, eccetera. No? Quella forza veramente instancabile di puntualizzare, no? Di non accontentarsi del superficiale, questa è la grandissima lezione. Allora, in effetti, appunto, dicevamo che se il nuovo, così come lo intendiamo noi, si può aprire nell'896 con Charry e poi nei padri fondatori della regia, nella grande avanguardia, eccetera, eccetera, i suoi momenti forti, qui con Charry e con Roberto Latini il discorso diventa ancora più articolato ed interessante. Da un lato perché, appunto, Roberto mette in gioco costantemente la tradizione del nuovo. Lui chiama in causa smaccatamente Carmelo Bene. Chiama in causa evocandolo, prendendolo in giro, scimmiottandolo, giocandoci come avrebbe fatto Petrolini con Gastone, no? Cioè, in qualche modo ci gioca con Carmelo Bene, ma Carmelo Bene è lì presente. È presente anche in veste di Pinocchio, che Pinocchio è uno dei più grandi testi teatrali mai scritti, cioè tutti fanno Pinocchio. Arrivati a un certo punto della loro vita, registi, attori e quant'altro devono fare Pinocchio, perché devono appunto confrontarsi con questa tradizione della ricerca. Anche in danza, anche Virgilio Sieni fa Pinocchio, cioè insomma... È uno dei testi classici della ricerca teatrale. Così come l'altro autore classico, non è solo Collodi, ma è Shakespeare. E quindi con Roberto vediamo proprio in azione la pratica tradizionale della ricerca. Ovvero mettere assieme il classico Shakespeare, il classico Collodi, nelle sue interpretazioni contemporanee, nelle interpretazioni contemporanee, ovvero sia quelle di Carmelo Bene oppure quelle di Leo De Bernardinis. Voi sapete che Leo De Bernardinis è stato l'altro grande alfiere, l'altro grande paladino, no? Don Chisciotte e Sancho Panza l'avevano anche fatto in scena, l'altro grande paladino del teatro di ricerca italiano, e indirettamente è stato maestro di Roberto Latini. Diciamo indirettamente perché Leo De Bernardinis lavorava in una comunione di vita, di sentimenti e di creazione con la straordinaria Perla Peragallo. Perla Peragallo è stata la maestra di teatro di Roberto, quindi, come dire, ci sono due gradi di separazione, no? Cioè un grado di separazione tra Leo De Bernardinis e Roberto Latini. E questa è una cosa straordinaria, perché c'è una continuità di spinta, di afflato, di modalità di ricerca.
Leo non ha mai fatto Pinocchio, ma ha fatto Amleto e ha fatto Totò. Carmelo non ha mai fatto Totò, ma ha fatto Amleto e ha fatto Pinocchio. Si disegna, la vedete questa costellazione, no? Si disegna piano piano questa costellazione che parte dal 1600 shakespeariano e arriva alla fine del Novecento, anzi, alla continuità del Novecento. E qui in mezzo, vorrei dire, sguazza, no? Con grande godimento Roberto Latini. Ci sguazza, perché? Perché lui intanto è preparatissimo. Ha la consapevolezza, lui, il suo gruppo, i suoi attori, le persone con cui lavora, ha la consapevolezza di questa storia, ha la sapienza di incarnare la tradizione del nuovo. E non è che fa finta di niente per falsa modestia, no? Dice, no, ma perché, per carità, no. Anzi, no, no, lo dichiara. E quando deve lavorare con gli attori, sceglie anche degli attori che hanno. E li incontrerete, che hanno lavorato con Leo. Quindi questa costellazione si arricchisce di riferimenti e ulteriormente si arricchisce con altre cose che Roberto porta in dote nella sua ricerca. Ad esempio, l'incontro con Tiezzi e Lombardi. Federico Tiezzi e Sandro Lombardi sono un altro capitolo straordinario del teatro di ricerca italiano, un pochino più recente rispetto a Carmelo Bene, non fosse altro per ragioni anagrafiche, rispetto a Carmelo Bene e Leo De Bernardinis, no? Più recente, nascono come magazzini criminali, diventano magazzini, diventano Lombardi Tiezzi, eccetera, eccetera. Ma un altro gruppo dirompente che dagli anni 80 in poi ha fatto sfaceli nel teatro italiano. In qualche modo Roberto intercetta questo percorso, lavora con Sandro Lombardi anche in scena, intuisce l'eleganza, la bellezza, la profondità coltissima di ricerca di Federico Tiezzi, artista strapreparato. Non so come altro dirlo, una delle persone più colte che abbia conosciuto in vita mia. E si fa carico anche di questo. Non è un caso, correggimi Savino se sbaglio, i costumi Di Mario di D'Amburgo. sono di Varian d'Amburgo, fondatrice dei magazzini, anima dei magazzini. E anche certi controluce, certi effetti, no? Certe immagini, una certa armonia spaziale orientale, Sì. vorrei dire, che entra nell'Ubu, evoca il percorso di Lombardi Tiezzi. E ancora non basta. Allora abbiamo detto Shakespeare, abbiamo detto Jarry, abbiamo detto Collodi, abbiamo detto Carmelo Bene, Leo De Bernardinis, Tiezzi Lombardi, ma c'è anche qualcos'altro di cui Roberto si fa carico, in questo filtrare la tradizione del nuovo, no? Ed è l'incontro con Luca Ronconi, che è un incontro su cui noi critici e noi studiosi ancora non abbiamo riflettuto tanto, ma che invece è molto interessante, perché Roberto si è affacciato al mondo di Ronconi, non c'è rimasto dentro, no? Ma è stato un incontro significativo. Di Ronconi lo sapete tutto, cioè Ronconi è stato il maggior regista italiano dal 68 in poi, dal 70 in poi, 69 in poi. Che cosa ci ha insegnato Ronconi? Le dinamiche spaziali, il lavoro a tavolino sui testi. Straordinario, la capacità di Luca Ronconi di leggere i testi era una roba unica, unica. La capacità di attraversare i rimandi interni ed esterni di qualsiasi copione.
la drammaturgia dello spazio. Ogni testo ha bisogno di un suo proprio spazio, diceva sempre Roncone. La capacità di fare drammaturgia di qualsiasi materiale verbale. Allora, accanto a questi poi, la costante attenzione per gli attori e per le attrici. Bronconi, lo sapete, ha massacrato, in senso buono, attori e attrici per arrivare a quella recitazione straniata, distante, fredda, ironica, autoironica, no? L'è stata definita in molti modi. Ebbene, a me pare, e qui lo dico per la prima volta, però magari varrebbe la pena veramente, come mi disse un mio studente all'esame, no? Quando lo interrogai su un argomento, lui mi disse, varrebbe la pena approfondirlo questo tema. Io dico, no, avresti dovuto già approfondirlo. Allora, mi scuso perché avrei dovuto già approfondire questo tema in occasione di questo incontro, ma non l'ho fatto, stante il breve preavviso. Dico, sarebbe interessante veramente approfondire quanto lo straniamente ironico che Roberto Latini mette nell'Ubure attraverso i suoi attori, attraverso il gioco di maschere, il continuo entrare e uscire dal personaggio, che sì è di Carmelo, sì è di Leo, ma è anche di Ronconi. Quanto questa cosa derivi, o comunque sia stata approfondita, dall'incontro con Luca Ronconi. Lo approfondirò, prometto, per il prossimo incontro faremo un tema. Ci sarebbe da fare su questo tema, credo, un intero ciclo di lezioni. Latini Ronconi, però potrebbe essere bello. Ma allora, anche guarda, più in generale rispetto al discorso sul performer, se posso aggiungermi, cioè, rispetto alla mia sensibilità, essendomi io formata anche come attrice, credo si possa fare un discorso tout court su cosa significhi oggi il concetto di naturalismo anche. Certo. Applicato alla performance attoriale. Va bene, certo. Torno a tacermi perché voglio rubarvi. Ma invece mi dai là per una riflessione secondo me molto bella, che è questa, cioè la cosa che noi possiamo prendere, e questo Ubo poi ce lo racconterà Savino come hanno lavorato, che cosa hanno fatto naturalmente, ma la cosa che poi noi possiamo prendere dalla Biennale di La Tella, che io non ho visto, non sono mai andato, però la cosa interessante, due interamente. La cosa interessante questa e non la prima, le due di mezzo. La cosa interessante è l'invito a riflettere nuovamente sui cardini del fare teatro, drammaturgia, regia e interpretazione. Cioè mi sembra che stiamo, come dire, serenamente salutando la tanta performatività post-drammatica di cui siamo sommersi, per tornare a questi capisaldi. Laddove però ovviamente l'attore oggi è anche naturalmente performer, cioè questo ce lo diceva già molto bene De Marinis, no? La scrittura performativa si è affiancata alle altre scritture. Ma in questo quindi è interessante, ed è interessante tanto più declinarlo sul lavoro di Roberto Latini e della compagnia Forte Braccio Teatro, che agisce sempre con degli attori, attrici di altissimo livello. Qui chiede appunto questo gioco performativo, se vogliamo, di entrata, uscita, quasi brechtiano, non lo so, dal personaggio. Veramente forse appunto c'è Brecht e c'è Petrolini, no? dietro questa performatività latinista, ma insomma di questo appunto parleremo più avanti. Però ecco, questo tema mi spinge bene all'ultimo argomento che volevo lanciare per presentare appunto il lavoro Lubure di cui parliamo oggi con Savino. E il gruppo. Allora, la cosa interessante di Roberto Latini è che ha sempre voluto fare gruppo anche quando era da solo. La cosa straordinaria è che lui si presentava come compagnia e era lui, no? Cioè non c'era neanche un organizzatore, neanche un... Poi piano piano è nato un gruppo anomalo.
perché è nato con un datore luci, un light designer e un musicista. Normalmente, nella, come dire, nella dinamica tradizionale, appunto, del nuovo, il gruppo è un comune sentire attorno a una sensibilità artistica e si declina con un regista, degli attori, lo scenografo, no? Cioè, comunque ci sono dei ruoli abbastanza definiti. Il nucleo di Fortebraccio Teatro è un nucleo anomalo. Tant'è che i primi anni lui si inventava anche degli indirizzi mail fasulli, no? Di organizzatrici assenti o inesistenti, o di promotori o di uffici stampa, che non, era sempre lui che rispondeva alle mail con nomi di volta in volta nuovi, pseudonimi nuovi. Così, è una delle tante persone. Secondo me lo fanno ancora le compagnie oggi. Sì, ma è probabile. Comunque, le tante personalità di Roberto Latini avevano modo di, così, di esprimersi anche in questa dinamica. Però, appunto, Roberto ha costantemente tentato di creare gruppo, di creare compagnia. I primi tentativi sono stati abbastanza catastrofici, con degli spettacoli improbabili in cui Roberto, appunto, si cimentava in questa scrittura collettiva che non era sua, non era ancora sua, no? Quindi c'era molta confusione in scena, c'erano dinamiche sempre molto poco chiare, ma insomma, vabbè, chiaramente. Ha avuto modo di fare pratica, ha avuto modo di crescere anche in questo suo porsi come regista, diciamo in senso ampio, per capirci. E qui nell'Ubu forse raggiunge, secondo me, uno dei risultati più interessanti, il primo risultato fortemente interessante, molto interessante, della scrittura collettiva di Fortebraccio Teatro. Perché? Perché dà vita a una compagnia davvero straordinaria, no? Nelle individualità, e riesce a tessere una partitura dove sì, è centrale il ruolo di Pinocchio Roberto Latini, ma dove appunto emergono benissimo, benissimo, fortemente tutti gli altri protagonisti. Allora, questo secondo me è uno scarto che ha arricchito moltissimo la capacità compositiva di Roberto. L'ha arricchita, e questa ricchezza poi si è portata e tornata anche negli spettacoli successivi, no? degli anni dopo. L'Ubu era del 2000, cos'era, 12-13, no? Mi pare. Sì, penso sì. E dopo. Poi sono arrivate le altre prove registiche, e sicuramente quell'esperienza lì è stata un'esperienza fondante, generativa, anche di, come dire, affinità con determinati artisti, determinati attori, che poi è stata portata avanti. Insomma, in qualche modo la visione scenica del regista Latini in quell'occasione è cresciuta moltissimo. E quindi, ovviamente, adesso sarà poi a Savino a dire quanto hanno fatto a pugni per montare lo spettacolo. Lo spettacolo, che poi appunto lo vedrete, è uno spettacolo molto bello, molto raffinato, molto ricco, ridondante, di segni, una festa triste, un circo amaro, stanco, mortifero per tanti aspetti, perché evoca veramente gli scheletri che tutti noi abbiamo nei nostri armadi sentimentali, no? Nei nostri armadi emotivi, e che fa della patafisica forse il pretesto per mettersi a nudo, no? Per denunciare la fragilità, per denunciare, come posso dire, l'umanità, la semplicità dell'umanità in qualche modo, no? Insomma, mi pare che questa... Ricordo un altro Ubu molto bello fatto da Declan Donnellan, tutto ambientato in un salotto borghese, no? Molto divertente, molto frenetico, molto simpatico, no? Proprio nella,
nell'irriverenza di questo montaggio. Ecco, Roberto fa piazza pulita di tutto questo immaginario borghese, dello sberleffo scolastico, per farne una questione esistenziale, metafisica veramente vorrei dire, oltre che patafisica, e queste figure mascherate che poi vedrete nel video portano a una dimensione altra, quasi di un passato futuro, insomma con un languore, ecco, sì, con un languore emotivo che almeno per me, insomma per me che l'ho visto a una certa età, insomma l'ho visto senza tante, già con la consapevolezza di un declino, no? E con un fare i conti con la morte sostanzialmente. E questo è molto forte, poi lo ritroviamo nelle Metamorfosi, lo ritroviamo in tanti altri spettacoli che ha fatto Latini successivamente, no? Cioè, c'è un piano di apparenza molto elegante, molto bello, c'è un piano di sostanza e c'è poi un piano di verità, e questo piano di verità è molto struggente, molto amaro secondo me, ma insomma poi lo vedrete voi. Basta, ho chiacchierato fin troppo mi pare per essere le 9 di mattina e... No, però ti ringrazio Andrea perché hai inquadrato il lavoro di Roberto Latini e di Forte Braccio Teatro facendo nel contempo una panoramica secondo me molto utile, soprattutto perché abbiamo connessi per la maggior parte studenti della Sapienza su quella che è stata un po' la ricerca teatrale in Italia negli ultimi 50 anni, ecco. Dando appunto delle coordinate per leggere meglio poi tutto il percorso di qui in avanti, quindi grazie. Grazie a te. Eventualmente, poi chiaramente sono ancora qua, adesso ascolto con grande piacere Savino. E vuoi anche... No, io ringrazio Andrea anche perché mi ha fatto rendere conto di cose che non mi ero reso conto standoci dentro. A qualcosa servono i critici. È vero, no, sicuramente. Se ci sono domande, naturalmente ancora un'oretta sto qui con voi volentierissimo. Io direi intanto di presentare Savino Paparella, che ringraziamo ancora di essere con noi. Grazie a voi. Se non lo presenti tu, Andrea, io direi magari due righe, un attimo, fatemele recuperare. Sarò molto breve, poi magari si presenta proprio l'interessato. Va bene, sì, sì. Il mio computer aprisse questo file. Dunque, si forma come attore a Milano con Raul Manso e nel 92 debutta con Antigoni della Terra, diretto da Bagliani. Nel 96 instaura un lungo rapporto di lavoro con la Nuova Complesso Camerata come attore insegnante. Poi insomma alterna numerose collaborazioni come attore con diverse compagnie e lavora molto negli ultimi anni anche al cinema e in televisione. Dopodiché appunto tra gli spettacoli di cui è interprete ci sono il Teatro Comico e Uburuà diretti da Roberto Latini. Insomma, ho fatto una panoramica molto molto breve e senz'altro non esaustiva, quindi se vuoi aggiungere qualcosa... Aggiungo io una cosa, sicuramente. Savino, adesso non perché è presente, puoi anche staccare l'audio magari, è uno di quegli attori anomali, potentissimi, che raramente nascono in Italia. Ce ne sono stati, anche qui c'è un filone di anomalie teatrali straordinarie, perché vuol dire che sono attori che hanno una propria identità, un proprio carattere, una propria riconoscibilità e mantenendola salda riescono però a portarla anche in altri contesti, anche in altri ambiti, anche nel confronto con registi che magari possono essere lontanissimi dalla propria cifra stilistica, dalla propria ricerca. È un attore che sceglie con chi lavorare, anche pagandone il prezzo,
che ha mantenuto una sua libertà, una sua identità, appunto, coraggiosamente, ed è una cosa rara, per cui bisogna rendergli in merito. La Nuova Complesso Camerata è stato un gruppo di pazzi, diciamola, di pazzi, una delle compagnie a più alto tasso alcolico nella storia d'Italia, pari forse a quelli che restano, un'altra compagnia di alcolizzati sistematici, bravissimi tutti quanti, e con anche lì con degli spettacoli totalmente fuori dai canoni, totalmente fuori dai canoni, mai alla moda, e per questo evidentemente serve coraggio, ma se ne paga il prezzo. È molto facile diventare di successo nel teatro di ricerca italiano, è molto facile. Ci sono fortunatamente dei gruppi e degli artisti che fanno altri percorsi, e qui chiudo. No, e poi volevo ricordare appunto quello a cui facevo cenno, forse quando non tutti erano connessi, di cui magari adesso ci parla brevemente anche Savino, così gli lasciamo finalmente la parola, cioè il gruppo di lavoro artistico che fa parte, insomma, di un progetto del Metastasio di Prato, proprio costruito durante questi mesi per far fronte un po' all'emergenza che il coronavirus sta creando anche nel comparto teatrale. E qui ti lascio veramente la parola. No, la prima cosa che mi fa ridere è che appaio col nome di Francesco Pennacchia, che qui per tre date a Teatro Vascello mi dovette sostituire facendo lui Padre Ubu al mio posto, e ce ne siamo resi conto in questo momento, quindi che ci fu appunto una situazione dove io non ero impegnato in un'altra produzione, e quindi per queste tre date che erano uscite un attimino fuori da tutto il periodo invece dove si faceva continuamente, non eravamo riusciti ad incastrare la cosa, e allora fu individuato Francesco. Infatti adesso mi fa molto piacere apparire anche con il nome di Francesco, perché comunque siamo stati due Ubu dell'Ubu di Roberto. Che dire? Guarda, mi riprendo anche da alcune cose bellissime, devo dire, che appunto ha detto Andrea. Una cosa è proprio questa cosa del gioco nel lavoro di Roberto. Una cosa meravigliosa, anche perché Ubu per me è stato il primo incontro con Roberto, e all'inizio delle prove ero completamente sconvolto di come questo gruppo, no? Con Roberto e anche altre persone che avevano già lavorato con lui, tipo con Sebastian, con Sebastian Barbalan, con Marco Vergani, vedevo come giocavano, ed ero completamente sconvolto di come questo gioco producesse materiale meraviglioso. Ma tutto attraverso questo continuo scherzare e giocare, appunto, come, e appunto poi si riversa, come dice giustamente Andrea, in un giocare, scherzare con le macerie, ma produce una cosa meravigliosa che sono poi quelle cose che rimangono vive, no? Vive durante anche durante lo spettacolo, anche il ricordo di quella gioia, di quel gioco. Quindi è una cosa che è una fonte straordinaria che rimane vivo. È un gioco poi però visto da Roberto con la capacità di farlo andare in tutte le direzioni possibili, e come attore straordinario, perché tu ti puoi veramente mettere a giocare, perché sai che comunque è lui che sta tirando la rete, e quindi tirerà su lui tutto quello che sarà poi necessario al gioco. Quindi almeno personalmente la cosa meravigliosa nella libertà del lavoro di Roberto è questa continua fiducia che ti mette nella condizione di poterti veramente abbandonare completamente a tutto, perché tanto sai che comunque tutto quanto poi sarà vagliato da lui. E quando questo invece non c'è in altre situazioni, cominci a essere tu il primo censore di te stesso, no? E invece con questo è straordinariamente meraviglioso, perché puoi veramente lasciarti consapevolmente andare
a questo gioco, ed è quello che poi è successo in Ubu, questa follia inizialmente vista dai miei occhi, anche perché io venivo da dei percorsi comunque un po' più seriosi, ecco. E la cosa meravigliosa è che lì si era persa la seriosità, ma non la serietà assolutamente, dell'approccio al lavoro, visto dai miei occhi però, perché invece c'è una serietà di livelli sublimi. E quindi anche nell'ascolto degli altri attori come Ciro Masella, come in quel tempo all'inizio di Simone Perinelli, era, spero di averli detti tutti, sì, assolutamente. E vabbè, poi vabbè, quando poi hai anche Roberto in scena è un parametro dove sul quale decidi fare i conti, ed è una educazione alla scena meravigliosa. Quindi insomma, in questo approccio è stato questo, e poi questo ha permesso di continuare anche fortunatamente nel proseguo del lavoro, con poi Metamorfosi, col Teatro Comico, col Mangiafuoco ultimo, ma sempre anche in situazioni completamente diverse, anche perché comunque cambiavano i gruppi, entravano delle persone, degli attori altrettanto straordinari, che comunque hanno questa cosa di Roberto, che è sempre capace di creare un contesto dove tu devi fondamentalmente ascoltare, una consapevolezza della scena dove tu devi, non è che devi fare pepì, però devi ascoltare fondamentalmente, più che stare intonato con quello che accade. E questo è straordinario, perché poi ti porta a fare cose che magari non avresti mai immaginato di fare tu, cioè non sei sempre tu il creatore delle cose, no? Ma sei sempre nell'ottica di metterti in gioco con gli altri, in questo gioco, e quindi sono gli altri che ti fanno trovare qualcosa, a volte sei tu che fai trovare qualcosa agli altri, e tu non sai più alla fine attorialmente da dove è partita questa creazione, no? E quasi difficilmente mi potrei dire, ah, quell'idea che ho avuto, no, non lo so, perso completamente, te la ritrovi addosso, e ti muove meravigliosamente, e credo che sia una cosa straordinaria. Poche volte ho provato questo in altri lavori. Però ecco, Savino Francesco, però una domanda te la voglio fare, cioè, bellissimo, queste suggestioni che ci hai dato sono molto, molto significative e molto importanti, però la cosa che volevo capire io, e che sicuramente poi interessa anche chi ci ascolta, cioè è questa, cioè proprio, come dire, la struttura e la modalità di lavoro che avevate in compagnia, cioè partite dal testo, avete fatto lettura del testo, noi abbiamo visto in questo caso, in altre occasioni ho avuto la fortuna di seguire anche le prove, così come magari seguirò quelle del gruppo di lavoro di Prato, ma dell'Ubu non ho visto. Roberto aveva già fatto un Ubu nel 2005, un'altra roba stranissima, un Ubu incatenato, vabbè. Però in questo caso come davvero avete affrontato il testo? Perché questo come nei lavori successivi, no? Insomma, sono testi importanti, sono testi significativi, e la drammaturgia è sempre una drammaturgia comunque di reinvenzione, di riscrittura, no? Allora, certo. Quanto è stato anche il vostro contributo creativo nella drammaturgia? Come l'avete approcciato? Cioè, posso immaginare il gioco scenico, appunto, ma rispetto alla drammaturgia come vi siete comportati? Ma io credo, questo qua ti dico che è a sensazione, perché questo poi veramente nelle intenzioni reali di quello che aveva Roberto lo sapeva lui, e fortunatamente lo sapeva lui. Era più come suonavano quelle parole se tu cambiavi un interprete, no? Quindi come poteva risultare se uno faceva. Abbiamo provato a leggere il testo parecchie volte con i personaggi cambiati, no? E quindi con delle prove dove io facevo Madre Ubu e altri facevano Padre Ubu o altre cose. E il discorso era proprio come un call. Cioè, secondo me Roberto andava cercando con la giusta assonanza di come si comportavano queste voci sui vari personaggi, come se cercasse questo coro, e fin quando poi alla fine non siamo arrivati appunto
lasciare il con, vabbè, per, con tutta l'analisi del testo che ci ha fatto, su tutta la storia di Jarry, del testo di Jarry, anche perché appunto poi lui veniva da un percorso che conosce veramente a menadito. Anzi, io arrivavo anche abbastanza ignorante sulla materia, devo dire. Però secondo me era proprio una ricerca di come potevano, come potevano veramente suonare. E quel suono comunque per lui aveva quel suono poi ha dato un senso quando poi siamo andati a fare le prove, perché era proprio anche questo pugliese che veniva fuori, casualmente io e Ciro eravamo pugliesi, a un certo punto è venuto fuori così che era sorprendente, quindi poi con tutte le opportunità secondo me che dava questa cosa che Roberto si teneva in serbo, e che poi la cosa meravigliosa è che invece durante la cosa venivano fuori continuamente, ed era un continuo sorprenderci noi stessi della, veramente della composizione, no? che Roberto aveva messo in atto. Io credo consapevolmente, poi magari sarà lui a dirti che non lo sapeva neanche lui, non ti saprei dire, però è, quello per me è stato veramente un momento abbastanza magico, anche perché comunque era il primo incontro. Però credo più che era una cosa di... Sì, di suoni che però per Roberto hanno un senso profondo, perché lui ne ha una coscienza incredibile, cioè è senso per lui quello. Ed è una cosa che ho cominciato anche ad ammirare io e a capire, capire forse è una parola grossa per un attore, però, sì, a essere molto più sensibile a questa cosa, non è solo una forma, è proprio un senso. Poi il lavoro di Roberto, se lo guardi in tutto, secondo me te lo spiega meglio di mille parole che cos'è il senso di tutto, di quello che usa, e questa drammaturgia totale proprio anche, no? Di tutto, come dicevi tu, appunto, di una gamba di uno scheletro, di un come ti poteva ritornare indietro, tutto, proprio non si buttava via niente, ritornava sempre quando credevi che una cosa l'avevi abbandonata dietro la quinta, non era assolutamente vero, ti ritornava e te la trovavi lì, presente, con tutto. La cosa bellissima è che tu come attore ti si costruiva come un lampo, dicevi, ma è vero, cioè è qui, sempre con questa cosa. Parlo ovviamente per un'esperienza personale, perché poi ogni attore ha avuto il suo percorso, non voglio fare assolutamente discorsi assolutistici, perché non credo che almeno attorialmente è difficile riesco a fare. Però era questa cosa qui, la continua sorpresa, la continua meraviglia, secondo me legata a questa. Però sulla domanda che mi fai tu, a livello personale penso che sia stato quello, oppure io l'ho percepito così, perché era straordinario come lui sapeva proprio fare il direttore d'orchestra di questa cosa a tavolino, e poi dopo anche il resto, questa capacità proprio di fare questo. Ed è una cosa che mi colpisce tantissimo anche, e molte volte quando tu vai a proporre proporre in azione, Roberto ti domanda sempre anche qual è la pretesa di questa tua proposta, no? Attorialmente come puoi pretendere, fino a che punto? E lui riesce a trovarti quel limite che te la fai esplodere, sempre quella misura dove contestualizzata alla scena la fa diventare qualcosa, perché l'intenzione, diciamo, della prima improvvisazione nell'attore è sempre una pretesa troppo alta rispetto a quello che tu fondamentalmente puoi restituire, no? E la cosa straordinaria di Roberto è che lavorandoci anche poi col tempo è che ti riesce a far capire quasi prima quale può essere la vera pretesa di quello che tu stai andando a proporre, la pretesa che non è quella della tua intenzione personale, del tuo ego, dell'attore, ma è quella della scena, è lei che comanda, e quindi tu sei al servizio, e questo ti dà una grande libertà dopo come attore, perché capisci benissimo dove puoi muoverti e fin dove puoi spingere, no? Come una tela, no? che puoi spingere, ma se non c'è la tela voli via, vai dall'altra parte, caschi giù sempre, continuamente, se continui a rialzi. Invece questa cosa è straordinaria nella capacità di Roberto attorialmente, parlo sempre attorialmente, io non potendo mai riparlare a livelli alti, perché non sono proprio capace, ed è questa la cosa straordinaria di Roberto.
E in Ubu ho imparato per prima cosa questa, era, perché a volte andavo con delle pretese che erano di intenzione anche di far vedere, di farmi vedere, cioè perché era comunque un gruppo nuovo, no? Piano piano le metti da parte queste cose, capisci che non servono al lavoro. Ma quindi è cambiato il tuo modo di stare in scena, il tuo modo di lavorare, il tuo modo di affrontare un personaggio dall'incontro con Latini o no? Cioè, c'è qualche elemento di novità rispetto alla tua tecnica, proprio al tuo percorso attorale? Che hai fatto tu? Sì, sicuramente, di percezione, di percezione della, prima di tutto dell'ascolto, una cosa fondamentale, nell'ascoltare quello che accade intorno a te, perché comunque sei sempre insieme a delle altre cose, anche se sei da solo, sei insieme a delle altre cose, sei anche insieme a quello che hai, come posso dire, immaginato e messo in scena, dopo diventa materiale, devi fare i conti con quel materiale, non con quello che avevi immaginato. Quindi in ascolto con quelli, in ascolto con i tuoi compagni di lavoro, in ascolto con in ascolto poi con Roberto, che comunque è in scena con te ed è un parametro, io credo, meraviglioso. Ascolto con le musiche di Gianluca, che è un ascolto, in ascolto con le luci di Max. Sei sempre, non sei mai, lavori sempre su tanti livelli, non sei mai da solo, però. Questa è la cosa meravigliosa, non sei mai abbandonato a te stesso nella scena, sei sempre in collegamento con qualcosa. Una cosa che mi ha fatto sempre ridere, Roberto diceva, non cercate di mettervi d'accordo, cercate di mettervi in accordo, no? Ecco, questo per me questa è una cosa che mi ha aperto la testa, una piccola frase così mi ha proprio aperto una sensibilità di stare in scena in una maniera nuova che prima non conoscevo assolutamente, cioè perlomeno non percepivo così chiaramente. Quindi veramente un approccio orchestrale, un approccio di composizione orchestrale. E poi ecco, rispetto ai lavori successivi che hai fatto con lui, si è ulteriormente sviluppato questo percorso, è diventato un metodo, è diventata una chiave d'accesso, come è andato avanti? Ma usare la parola metodo non lo so, questo ti dico, demando la domanda a Roberto. ovviamente cambiano gli interpreti, cambiano le sensibilità, cambiano gli strumenti, che, per amor di Dio, adesso dire strumenti di Elena Bucci, Marco Sgrosso, Marco Manchisi e altri, perdonatemi soltanto se mi sono permesso, anche perché comunque sono dei Stradivari. Quindi cambia la musica e quindi cambia l'ascolto. Ovviamente poi in relazione col testo e in relazione anche poi alla base che comunque Roberto ha, cambiano molte volte anche i contesti produttivi, ovviamente, no? Nel senso che in certi casi hai dei tempi, in altri casi ne hai degli altri e non puoi non tenerne conto, perché tu già da prima devi sapere cosa poter mettere in gioco o meno in base alla relazione anche al tempo che hai. In questo devo dire Roberto è un maestro, perché è sempre capace comunque di ottenere il massimo con quello che comunque a livello magari di tempi ha avuto a disposizione. Ho visto fare dei miracoli col teatro comico nel tempo che avevamo, riuscire a, cioè, straordinario, ma anche con Ubu non è che era tanto diverso, perché alla fine lo spettacolo tiriamo su esso, non mi ricordo, ma non in tantissimissimi giorni, quello spettacolo, non un monologhetto da 20 minuti, quindi sono sempre sbalordito da come Roberto è capace di avere molto chiaro come quello che può chiedere agli attori in veramente in relazione a tutto quello che c'è intorno, non è mai una cosa... E invece che cos'è che non ti è piaciuto? Che cos'è che non ti torna? Che cos'è che avete sbagliato in questi spettacoli? Sono stati dei momenti di errori clamorosi di cui vi siete resi conto troppo tardi? Guarda, non per presunzione, io ti dico no. Ti dico non no. È vero, non è vero, non ti credo. No, personalmente no, cioè,
Poi magari sì, qualcosa sicuramente. Ma non esistono gli errori, entra tutto poi e si trasforma. Ma è quella la cosa incredibile che Roberto, per Roberto, poi in questo senso, poi anche per come si può sentire un certo tipo di teatro, sono d'accordo, è un qualcosa che tu immediatamente trasformi, rilanci. E poi in questo appunto, se, per questo dico, solo per questo dico no. Certe cose sono state rilanciate, rimandate. Cioè, io adesso confesso, nell'ultimo Mangiafuoco, un giorno prima, due giorni prima del debutto al Piccolo, dopo aver predebuttato a Matera, mi sono strappato un polpaccio, mi sono ritrovato con le stampelle e due giorni dopo ero magnificamente su una sedia a rotelle a fare tutto lo spettacolo la prima settimana perché non potevo muovere la gamba. E come posso dire, quello forse è stato un errore mio, che potevo stare più attento, potevo fare così. A un certo punto mi sono trovato sulla sedia a rotelle e quando dopo una settimana ero guarito, che potevo ricominciare a fare lo spettacolo in piedi, ci si cominciava a domandare se valeva veramente la pena che io venissi via dalla sedia a rotelle, perché era stato subito messo dentro. Io non mi sono mai potuto neanche deprimere, a parte la prima oretta, quando è successo, perché comunque c'era tutto che funzionava intorno a me. Mi sono dovuto soltanto appoggiare lì, avere la cosa di dire, ma c'è tutto questo mondo interno. E quindi quella cosa poi è diventata appunto con appunto alcuni critici che scrivevano che la cosa era anche un riferimento becchettiano. Che sì, automaticamente è vero che è un riferimento becchettiano, quando vedi uno sulla sedia a terra non ti viene altro che in mente che finale di partita, però era nato da un incidente, quindi era un errore mio, sì, inizialmente sì, e poi, e così tante altre cose che non me le ricordo manco più forse, personalmente, perché sono state così macinate dentro e rielaborate, e rilanciate più che altro. Se posso, ho un'altra domanda da fare a Savino, prima di certo, parlare di... Io starei quasi 4 ore a sentirlo chiacchierare, chiacchierare in senso buono ovviamente. Raccontarci queste cose. E, no, l'altro tema importante, poi appunto visto che hai condiviso alcuni allestimenti appunto fondamentali, recenti fondamentali di Roberto, appunto tutti quelli in gruppo, in compagnia, è il rapporto col pubblico, no? Il rapporto col pubblico, con gli spettatori. Roberto Latini ha dei fedelissimi, una miriade di spettatori fedeli, appassionati, devoti, vorrei dire, che lo seguono da sempre con entusiasmo. Però ecco, le proposte sceniche non sono facili, appunto andare a fare Goldoni al Piccolo di Milano è un rischio, no? È un rischio grosso e via così, insomma. Quindi andare a toccare anche quello che dicevamo prima, l'immaginario, la tradizione della critica, scusate, della tradizione del nuovo, della ricerca, è un rischio critico, no? Abbastanza forte. Allora, qual è la preoccupazione, se c'è, qual è il rapporto col pubblico, qual è il rapporto con gli spettatori e qual è il rapporto con questo rischio creativo che Roberto si prende e voi di conseguenza? Ma sì, guarda, veramente parlo personalmente. Una volta fatto Ubu, nella condizione in cui appunto non lo conoscevo e visto poi tutto il percorso, io mi sono detto, vabbè, mi si può proporre qualsiasi cosa, per l'onestà, per la sincerità, per la capacità con cui Roberto, il rispetto per la tradizione, anche se potesse, che se può sembrare, se può sembrare, che poi sicuramente, anche se ci può essere una sorta di irriverenza, ma parte da un rispetto profondo, una conoscenza profonda di questa tradizione, no? E visto questo, personalmente non mi sono più preoccupato di questo.
Personalmente, anche quando appunto veniva fuori l'Arlecchino all'interno del teatro comico, stando al Goldoni, al Piccolo, con Arlecchino, niente, non me la sono più posta quella domanda, quando poi comunque Roberto ti vedi che sa tutto ed ha un rispetto, un amore per questa cosa, per quanto tu puoi andare anche a ribaltare il linguaggio, ma se c'è questo amore di base, è sempre veramente un atto d'amore, anche nell'irriverenza, nel rompere, è sempre veramente un atto d'amore, cioè non è un atto soltanto di rompere fine a se stesso, no, anzi, non l'ho mai visto questo nell'approccio del lavoro di Roberto, anche appunto legato a, specialmente anche se vuoi, al teatro comico, che andava a sembrare una scommessa, anche il mangiafuoco per certi versi, quindi no, io non mi sono mai preoccupato, anzi mi sono sempre domandato qual è la giusta misura che posso portare in questo e come seguire appunto tutto quello che si sta creando intorno, e personalmente mi viene da dire, viene da questa grande conoscenza, da questo grande rispetto, da questo grande amore, ecco. Non mi sono mai trovato, come magari invece in altre situazioni, che adesso non sto a fare nomi di altre cose, della tua piccola esperienza, dove ti dici, qui rompiamo tutto, e dopo un po', quando hai rotto la prima cosa, ti trovi coi cocci e basta, no? E non sai che cosa, no, ti fai male, anzi, no? Se li vuoi raccogliere, ti pungi. Una sorta di metafora, invece, come dicevi tu, invece giocare con le macerie, no? Perché quasi poi diventano belle lustre, ripulite, e quasi uno... Le andrebbe a vedere un'altra volta. Quindi non, sì, questa è la risposta che ti riesco a dare, insomma. Sì, io ero a Venezia, al Teatro Goldoni, quando Antonio Latella presentò il suo Arlecchino Servitore di due padroni, che fu invece un rompere tutto, devo dire, forse un po' azzardato, un po' sconclusionato per tanti aspetti. E Roberto Latini faceva un Arlecchino, bianco vestito, completamente di bianco, e con Federica Fracassi, con un altro cast, diciamo, notevole. Però ecco, la regia di Latella in quel caso distruggeva, ma senza dare alcun appiglio a noi spettatori, una cornice, no? Un inquadrare qualcosa, una possibilità di aggancio Sì. per seguire la storia, lo spettacolo e anche la distruzione, no? Perché insomma poi siamo pronti a tutto, evidentemente. E il pubblico, beh, per usare un eufemismo, protestò, diciamo così, per dirla elegantemente. E la cosa bella di quell'episodio, voglio condividere con voi, appunto, è che il Teatro Goldoni, dove l'età media degli abbonati è 70, 65, 70 anni, all'intervallo si svuotò la platea, perché tutti gli abbonati se ne andarono, tutti o quasi se ne andarono indignati rispetto a quel lavoro, a quello spettacolo, e invece poi scesero dalla galleria, dai palchetti, dagli ultimi palchetti, scesero tutti gli studenti che erano presenti in teatro e invasero la platea, quindi ci fu un cambiamento radicale di prospettiva e di colore di capelli. Cioè, la prima parte erano tutti bianchi come i miei, la seconda parte erano tutti colorati, neri, eccetera, eccetera. E fu molto divertente. Però ecco, per dire appunto come in realtà la fase di decostruzione può essere. In quel caso, diciamo, Antonio Latella era consapevolissimo di quello che andava facendo, ma insomma era davvero radicale, senza via d'uscita, e dall'altro invece una fase di distruzione, come è stata anche proprio iconoclasta quella fatta da Roberto Latini e da tutto il gruppo degli attori al Piccolo di Milano, proprio un'iconoclastia feroce rispetto all'Arlecchino
strelleriano, ma con grande amore, ma con grande rispetto. E non è un caso, poi, appunto, raccontato dallo stesso Roberto, che Ferruccio Soleri è andato a complimentarsi, perché comunque ha condiviso anche quella l'abbattere la statua di Arlecchino per andare in qualche modo altrove, no? Quindi questo mi sembra anche una cosa molto bella da segnalare e da ricordare. E l'ultimo aspetto forse da indagare invece è l'aspetto brutalmente economico e produttivo, no? E questo ci porta poi a parlare anche di Prato, che è un progetto che vede coinvolto anche Roberto, quindi forse appunto di questi tempi di fatica, di dolore, di lutto, dove lavorare è complicatissimo. Da un lato c'è l'esperienza appunto della compagnia Forte Braccio Teatro, che ha dovuto in qualche modo abdicare alla propria esistenza, alla propria identità, e è confluita nella compagnia Lombardi Chiezzi, perché le condizioni dei finanziamenti pubblici non consentiva il naturale proseguo dell'attività. Su questo avevo fatto una riflessione appunto al Festival Kilowatt, no? Cioè dei passaggi che ha fatto Roberto Latini per tentare delle soluzioni produttive propositive a Bologna, eccetera, eccetera. E invece appunto questo dato di fatto. Quindi una compagnia che in qualche modo si scioglie per sopravvivere. E dall'altro appunto invece c'è l'esperienza interessante del teatro Metastasio, stabile della Toscana, che ha invitato un gruppo di artisti a vivere sostanzialmente una residenza creativa. Se ce lo racconti, sicuramente è interessante per gli studenti sapere come funziona. Siamo 10 attori e 5 registi in questo momento, e siamo stati convocati per questo progetto che io trovo interessantissimo, che ha delle dinamiche che, per come possono andare le linee Covid, comunque ha delle, diciamo, dei moduli produttivi che non vanno esclusivamente nella classica produzione teatrale, ma in questo momento stiamo producendo dei radiodrammi che andranno nella direzione verranno trasmessi da Radio Toscana Classica. Fra poco cominceremo le prove di uno sceneggiato di 5 puntate che invece verrà mandato televisivo, che verrà mandato da TV Prato, e in più appunto ci sono questi momenti appunto anche di studio tra attori che appunto non tutti si conoscevano professionalmente tra di loro, e ci saranno poi gli incontri con i vari registi, che appunto sono anche Claudio Morganti, Massimiliano Civico, Roberto Latini, Clio e Chiara. Sì. E questo ci permetterà di stare qui, penso, speriamo, fino a maggio, con una continuità produttiva, una continuità lavorativa, di scambio, e la cosa interessante, secondo me, appunto, è anche questa cosa di ragionare sul fatto che se la situazione va in una certa direzione, hai un percorso già prestabilito che può fare fronte a tutte le difficoltà che potevi incontrare, che quindi vuol dire che sono state pensate prima e prevenute prima. Ogni tanto in questi giorni ho pensato di quanto siamo fortunati noi 10 attori che siamo qui, però allo stesso tempo devo ammettere che questa fortuna è il frutto di un ragionamento di qualcuno, non è una casualità, è qualcuno che ha ragionato prima in una determinata maniera e hai avuto la fortuna di essere stato considerato dentro questo pensiero, dentro questo progetto. Questa è la fortuna, sì, però c'è un pensiero dietro, ed è questo che cambia veramente le sorti anche di situazioni invece dove non si è pensato, dove non si è riusciti, oppure adesso non è che sto lì a dire, però poi ti trovi che non sai che cosa fare. Qui la cosa meravigliosa, e devo dire, è che invece
proprio perché ci avevamo pensato prima, ora comunque fino adesso, con tutti gli scongiuri possibili, siamo nella condizione di poter lavorare, cioè siamo nella condizione di poter lavorare comunque. E questo è, trovo che sia, insomma, veramente giusto, cioè, mi verrebbe da dire anche bello, no? Ma è giusto, è etico e giusto, cioè non è che è soltanto bello, ah che bello, no, è giusto, cioè è quello che dovrebbe accadere. Nella straordinarietà poi magari uno poi comincia a dire, ah, una che la, magari adesso vuole far passare per casualità, invece non è per niente casualità. Beh sì, è un progetto, appunto, Prato ha questa tradizione, no? Dal laboratorio di Prato del 75 di Ronconi, l'altro laboratorio fatto da Tiezzi, successivamente adesso con appunto Massimiliano Civica e Franco D'Ippolito, c'è questo progetto che appunto in qualche modo tra mille virgolette evidentemente, certo, approfitta del momento di crisi totale che stiamo vivendo per lanciare modelli produttivi anche diversi, no? Quantomeno per, chiaro, non si possono salvare tutti, no? Però hanno investito su 10 attori e 5 registi, tutti super professionisti di altissima qualità, proprio per dare delle condizioni produttive che permettono di salvare una stagione e di continuare a fare teatro. Qui appunto si apre la pagina tristissima che stiamo vivendo, no? Della chiusura degli spazi teatrali, della chiusura di tutto, insomma, per ovvi e evidenti motivi, ci stiamo male, ci soffriamo tutti quanti, non si può fare altrimenti, però ecco, un altrimenti possibile invece è questo, cioè di riuscire a trovare un modo per intervenire su delle possibilità creative, investendo denaro pubblico per consentire di continuare la ricerca, no? E questo mi fa pensare a anche un'altra esperienza molto bella, quando Leo De Berardinis scrisse il suo manifesto per un teatro nazionale di ricerca e rifletteva proprio sulla parola laboratorio, che cos'è il laboratorio, che cosa vuol dire fare ricerca. Lui diceva Leo che bisogna avere la forza di stare anche a lungo con le porte chiuse, a provare, a cercare e poi di tanto in tanto aprire queste porte al pubblico per condividere la ricerca, che è un po' l'attività che fanno appunto i laboratori scientifici, no? Ovviamente continuano a sperimentare, a ricercare e poi ogni tanto aprono e pubblicano gli esiti delle loro ricerche. Allora, ritrovare anche questa attitudine può essere una cosa interessante, questa attitudine di Leo, e sicuramente il percorso che sta nascendo a Prato, che dura, mi pare, fino a maggio, no? Quanti mesi? Fino a maggio, sì, sì, è partito dal 1° di ottobre, dovrebbe durare fino a maggio, perché adesso bisogna vedere, perché poi quali saranno le condizioni. Le condizioni adesso anche con quest'ultimo DPCM e tutto quanto. Naturalmente. Al momento, infatti oggi pomeriggio andiamo a riregistrare di nuovo un altro radiodramma, e nel frattempo si stanno preparando le scenografie per le registrazioni appunto di queste prime puntate di questo sceneggiato televisivo. Anche se non possiamo avere rapporto direttamente col pubblico, che in questo momento non ci permetterebbe di fare niente, comunque riusciamo a essere in produzione, riusciamo a essere attivi, riusciamo a lavorare. Dopo una gran bella cosa, anche il gruppo di lavoro che ho incontrato, cioè, anche qui come al solito, straordinario, incontri, fai conoscenze artistiche, perché quando si tratta di non sono soltanto conoscenze relazionali, no, ma ci lavori insieme e quindi cioè è tutto un altro modo di poter sì, sentire gli altri e non soltanto. Sì, immagino poi in uno scambio continuo. Io sono stato chiamato, quindi lo possiamo dire: sono stato chiamato a seguire per quanto possibile questo percorso creativo come testimone. Adesso farò il testimone a distanza, non so che ci inventeremo. Però mi sembra anche interessante, appunto, al primo incontro era bellissimo vedere
tante storie teatrali diverse confluire in uno stesso luogo, no? Cioè sì, da Morganti a, appunto, a Civica, a Latini, cioè tanti percorsi che si incrociano, per citare solo i registi, ma appunto Monica De Muru, insomma tanti artisti che hanno scuole, percorsi, identità, prospettive diverse, no? E però mettersi in relazione, mettersi in una capacità di contributo reciproco, no? Di scambio continuo, mi sembra una prospettiva molto bella, e vedere anche, appunto, anche generazioni diverse, sì, dalle giovanissime registe coinvolte al maestro Claudio Morganti, tentare di trovare un alfabeto comune, no? Un'identità, una possibilità di scambio e di relazione. Vediamo cosa verrà fuori. I registi porteranno le loro proposte, appunto, compatibilmente sempre con i dettami dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Insomma, questa ovviamente è la spada di Damocle che tutti noi abbiamo sulla nostra vita, sulla nostra esistenza e sul nostro lavoro. Chiaramente, insomma, il virus sta cambiando tanto del nostro stare al mondo e del nostro fare teatro. Mi pare però da rivendicare, qui no, chiudo veramente, mi pare di rivendicare l'importanza del teatro come comunità, come gioco, come scambio, no? Tutti i temi che sono venuti anche dalle parole di Savino e che sono fortissimi nel percorso di Roberto Latini. Cioè, oggi in cui siamo pressati, siamo costretti all'isolamento, allo stare chiusi in casa, alla distanza sociale, cioè tutti i discorsi che abbiamo già fatto, abbiamo sentito mille volte, ma vale la pena rinnovarli ogni volta, anche e soprattutto di fronte a degli studenti che si stanno avvicinando a questo mondo e che sono incuriositi dalla pratica teatrale. Mi sembra nostro dovere ricordare sempre quanto sia fondamentale avere non solo l'agorà, non solo la piazza in cui scambiarci le opinioni, ma avere anche il teatro in cui formulare, arricchire le nostre opinioni, no? Cioè avere un luogo in cui pensare a noi stessi, al nostro essere società, al nostro essere comunità. Il teatro per questo è fondamentale, cioè è ancora il luogo della democrazia, è nato assieme alla democrazia, è nato per la democrazia, la democrazia è nata grazie al teatro, e questo è un discorso che non ci dobbiamo mai dimenticare. Per cui è vero, quando andiamo a protestare per la chiusura dei teatri, protestiamo eminentemente per un fatto lavorativo, occupazionale, no? Se chiudono i teatri non si lavora, va bene, ma protestiamo anche per un valore simbolico, no? che questi spazi hanno, che l'attività degli attori e dei registi hanno e ci regalano. Cioè, attori e registi ci consentono di capire chi siamo. Questa è la cosa fondamentale del teatro. Poi lo fanno in modo bello, meno bello, di ricerca, di tradizione, d'avanguardia, cantati, ballati, truccati e vestiti, oppure lo fanno così, su un palcoscenico nudo con una sedia, ma di fatto sono ancora coloro che ci raccontano cosa stiamo vivendo. Sì, come se fosse ancora uno dei pochi specchi distorti dove ci possiamo guardare e capire che non siamo effettivamente come ci percepiamo in questa, esatto. ormai, che poi non è ormai, è anche normale, perché il mondo va avanti e quindi si evolve in certe direzioni, ma credo che uno dei pochi specchi distorti dove ci guardiamo e non ci piacciamo, il teatro è rimasto, invece gli altri è tutto quasi un ammiccare alla nostra immagine, non sappiamo manco più dove sta, no? Certo. Il teatro credo che sia rimasto veramente uno specchio dove ci si può dire porca miseria, non avevo visto come ero brutto anche, e non soltanto a confermare del fatto che siamo tutti belli.
E Lugure ci conferma le nostre bruttezze, ah, sì, cioè, era straordinaria, no? Sì, sì. Veramente mai come oggi quella parodia di vita e di morte che Lugure ci racconta proprio le cosa siamo diventati, cosa rischiamo di diventare, cosa siamo e perché siamo arrivati fin qua. Quindi veramente mi pare perfetto per questi tempi. E con che leggerezza ci danzano sopra, no? Esatto. È quella la cosa straordinaria di quel testo, la leggerezza col quale Ubu distrugge una nazione. Tutto. E poi distruggiamoci, esatto, in Francia. meraviglia. Se poi dai, appunto, degli aspetti politici dell'opera non abbiamo parlato, ci siamo tenuti a quelli artistici e come dire emotivi e sentimentali, ma insomma è un testo di una dirompenza, di una forza politica radicale, no? Sì, radicale. Sì, assolutamente, quasi un Machiavelli del un Macbeth per la sì, anche. Silvia, non so se ci sono domande degli studenti, forse. Esatto, stavo giusto per intervenire per dire questa cosa. Abbiamo ancora una decina di minuti, poi facciamo magari una breve pausa di 5 minuti intanto che io appresto la diretta streaming del video di Uburua, video che tra l'altro, lo dico subito, è diviso in 4 parti, quindi ci saranno anche dei piccoli stacchi in cui io cambierò file, perché insomma questo è quello che ci impongono i potenti mezzi digitali con cui abbiamo imparato a convivere. Mentre gli studenti eventualmente pensano se hanno qualche domanda, io volevo solo aggiungere a quanto avete detto, vabbè, intanto un ringraziamento perché è stato un incontro veramente prezioso, sia per quello che ti ho detto prima, Andrea, ma poi anche perché attraverso le tue parole, Savino, è stato possibile... comunque, perdonatemi l'ironia del termine in questo momento, ma toccare con mano veramente un modo di lavorare che non è così scontato trovare nel teatro oggi, anche perché siamo sempre più forse imbruttiti da certe dinamiche, diciamo, che ci mettono purtroppo spesso anche l'uno contro l'altro, ma la cosa che volevo sottolineare è proprio anche quanto possa essere consapevole un attore. Ecco, non è veramente scontato trovare attori che, come Savino, sanno veramente quello di cui stanno parlando e non si affidano solo all'impressione o all'istinto, come dire, all'emotività del momento, ma riescono ad avere anche uno sguardo esterno sulla propria pratica e a dialogare poi con gli artisti con cui collaborano. Ecco, questo collaborare mi sembra cruciale perché proprio veramente rende conto di un attore che non è asservito passivamente all'idea del creatore di turno o creativo nei casi deteriori, ma che porta attivamente il proprio contributo. Queste parole chiaramente suoneranno anche scontate in un certo senso, però secondo me è bene ricordarlo, perché non dimentichiamoci che ci stiamo rivolgendo soprattutto a insomma, studenti che si sono approcciati da poco al teatro e insomma fare determinati incontri così all'inizio dei propri studi, secondo me, è importante anche per prendere una certa direzione ed evitare poi di rimanere confusi nella miriade di opinioni che tante volte anche a sproposito ci vengono propinate in tutte le sedi. Ecco. Grazie. Grazie a voi. Davvero, grazie. No, grazie. E poi anche questa dimensione comunque orchestrale della composizione scenica. Quindi, insomma, un rapporto privilegiato con l'invisibile, in qualche modo, e non con
quello che l'occhio vede, poi insomma di questo tema parleremo ancora, immagino, perché uno degli insegnamenti più grandi che mi ha dato Roberto Latini, che a sua volta insomma ha maturato quest'idea attraverso appunto la coerenza e il rigore anche in senso artodiano di un percorso, come abbiamo ricordato, ormai più che ventennale. Sì, ma un concetto bellissimo è appunto quanto puoi pretendere di rappresentare, ma quanto puoi far immaginare, no? Che è una cosa di Cassia che Roberto ti ci mette davanti, ed è straordinario come a teatro puoi far evocare, far immaginare, mettere in atto l'immaginazione, forse più che la rappresentazione, o perlomeno questo nelle dinamiche di creative anche di Roberto, e questo appunto questa differenza anche tra rappresentare o far immaginare è proprio straordinario, cioè sono cose che poi ti aprono la testa e ti fanno vedere tutto, ti fanno rivedere tutto il tuo lavoro, perché tu come attore non hai altro che, quando fai incontri del genere, di rivedere il tuo lavoro, non è di cancellare e cominciare da capo, è impossibile, anche perché tu sei lo strumento, cioè se sono una chitarra non è che posso diventare un violino, dipende poi come potrai scoprire che nuovi accordi ci sono. E quindi è sempre questo rivedere il tuo lavoro continuamente, e a furia di rivederlo si arricchisce nella revisione di tutto quello che hai fatto, e cominci a pulire da delle cose che capisci che non ti servono più, perché non sono lo stesso attore di 20 anni fa, molto più fisico, così a un certo punto della mia vita mi sono dovuto domandare anche, questo corpo non aveva più quella potenza di prima, e quindi hai dovuto rivedere i tuoi 20 anni, rivedere i tuoi 30, i tuoi 40, ci cresci insieme, non puoi non tenerne conto, essere solo un, scusate, questi sono pensieri miei, solo un professionista, no. No, è un pensiero invece, secondo me, che proprio in questo momento che stiamo vivendo è particolarmente giusto così lanciare anche alla riflessione dei singoli. Non so se nel frattempo gli studenti vogliono dire qualcosa, potete aprire i microfoni, oppure qui c'è la chat, per chi non lo sapesse. Io tra l'altro in chat ho messo sia l'intervento di Andrea a Kilowatt Festival, che poi ha pubblicato sugli Stati Generali, sia la presentazione di questa iniziativa del Teatro Metastadio di Prato per questa stagione, per chi volesse approfondire. Se invece non ci sono domande, direi che facciamo una decina di minuti di pausa per prendere un caffè, andare in bagno, e poi iniziamo la visione di Uburua. Io credo che non ci siano domande, non semplicemente perché è stato... Abbiamo annichiliti, si è addormentati, è stato... tutti. No, al contrario, c'è molto su cui riflettere, quindi servirà anche un tempo di elaborazione, e magari alcune domande verranno fuori poi anche domani, insomma, siamo pur sempre alla prima tappa di un percorso che ne comprende diverse. Allora, io vi ringrazio di nuovo. Io vi saluto, però non vi seguirò nella visione. Perfetto. Sì, anch'io sono ad andare a provare per oggi pomeriggio. Non c'è problema, anzi, saluti. Male che è così. Infatti, ne approfitterei. Certo, Manuela scrive, non si finirebbe mai di volervi sentir parlare, è la verità, perché è stato proprio un incontro prezioso. Ma grazie. Penso che per gli studenti soprattutto abbia lasciato, come dicevo, veramente molti spunti di riflessione. Alla prossima e buon lavoro. Saluti a tutti, ciao Silvia, ciao Andrea, ciao a tutti i ragazzi. Ciao, grazie. Studenti, facciamo 5-10 minuti di pausa, non andatevene, e ci ritroviamo a breve. Buona visione.
Ciao. Grazie. Ciao.